Giorno della visita di Stato in Germania, Sergio Mattarella è arrivato a Berlino ieri e ha incontrato oggi il suo omologo Frank-Walter Steinmeier. Se torniamo in questo modo l'amicizia dei nostri paesi è una collaborazione piena, crescente che c'è tra Germania e Italia. Molti temi sul tavolo nella conferenza stampa congiunta dopo l'incontro, tra cui la guerra in Ucraina, sulla quale i due presidenti concordano. Germania e Italia restano salde al fianco dell'Ucraina, ha detto il presidente tedesco. Gli fa eco Mattarella. È molto importante che si svolga questo incontro per fare il punto sulla situazione e anche per registrare ancora una volta la solidarietà tra i paesi che fanno parte della coalizione che sostiene l'Ucraina. Anche sulle conseguenze dell'avvento del governo di centrodestra di Giorgia Meloni sui rapporti tra Italia e Germania, Mattarella e Steinmeier la pensano allo stesso modo. Le relazioni non sono mutate, afferma Mattarella. Dello stesso avviso Steinmeier, la collaborazione fra i due governi procede in modo molto professionale. Sul tema migratorio, alla luce della decisione della Germania di reintrodurre i controlli di frontiera con gli stati membri confinanti, Mattarella evidenzia l'iniziativa positiva di alcune associazioni industriali che organizzano corsi di formazione per i paesi africani. E poi conclude: risolveremo il problema quando saremo capaci di avere ingressi regolari, togliendo dalle mani dei trafficanti il mercato umano. Infine, sulla fusione europea tra banche, mentre sono in corso colloqui tra Unicredit e Commerzbank, Mattarella è stato chiaro: è indispensabile che crescano campioni europei in vari settori e in grado di competere a livello internazionale.